quali sono le ultime novità che riguardano la Pescara Calcio? Buon pomeriggio Giliola, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici dell'ascolto al TG8. Intanto c'è l'attesa per i ripescaggi, tu hai toccato questo tasto molto importante, Giliola. La sensazione è che si voglia rimandare tutto al 3 agosto, ovvero dopo che si è pronunciato il TAR del Lazio sui ricorsi d'urgenza che hanno depositato le squadre che sono state escluse ieri dal consiglio di. Dal collegio del CONI, perché ricordiamo che solo il ricorso della Paganese è stato accolto, quindi cinque squadre restano fuori, tra questi il Chievo di Serie B con la riammissione, o meglio, il ripescaggio del Cosenza. Il Consiglio federale oggi doveva ratificare i ripescaggi, però la sensazione è che si voglia aspettare il pronunciamento del TAR del Lazio, quindi potrebbe slittare tutto al prossimo 3 di agosto. Queste dovrebbero essere le notizie dell'ultima ora, Gigliola. Per quanto riguarda invece il Pescara, oggi ultimo giorno di lavoro nel ritiro di Palena per i biancazzurri del tecnico Auteri, che ricordiamo in diretta su Rete 8 Sport abbiamo visto nel primo test stagionale contro lo Spoltore, terminato 9 reti a 0 con 4 gol di De Marchi. Per quanto riguarda il mercato, il Pescara si fermerà poi 2 giorni, 2 giorni di riposo, e poi riprenderà regolarmente all'appoggio degli Ulivi il prossimo 30 di luglio. Per quanto riguarda il mercato, l'obiettivo della società è quello di cercare un terzo attaccante centrale che con molta probabilità sarà il titolare nelle gerarchie del tecnico Auteri. Da sempre il primo obiettivo del Pescara è Gori, attaccante classe 99 di proprietà della Fiorentina. Si erano un po' rallentate, diciamo, le trattative perché il giocatore aveva detto esplicitamente che voleva la Serie B, però più passano le settimane, Gigliola, più passa il tempo, non arrivando la Serie B, Pescara è lì in silenzio, aspetta il momento giusto per centrare quello che è al pari di Gliozzi, ma in realtà Gliozzi aveva un contratto troppo oneroso e le possibilità di andare in B per Gliozzi sono molto più concrete. Diciamo che è stato il primo vero grande obiettivo del Pescara. Poteva sfumare Gori se si fosse concretizzata la trattativa con Brunori, ma Brunori non ha realmente mai aperto ai biancazzurri per il ritorno a Pescara. Il presidente Sebastiani, da noi intervistato subito dopo la partita, che state vedendo nelle immagini, il test di contro lo Spoltore di cui parlavamo poco fa, ha detto: noi non preghiamo nessuno, verrà a Pescara solo chi ha voglia di vestire il biancazzurro. E ha tanta voglia il terzino Alessio Rasi, Gigliola, che è in prestito, sta convincendo il tecnico Auteri, potrebbe essere a breve tesserato, mentre il centrocampo si allontana Derisio perché lì c'è troppo affollamento con Pompetti, con Memuscei, con Valdifiori, con lo stesso Busellato, che però dovrebbe uscire perché la volontà del calciatore è quella di andare via, con Diambo e tanti altri calciatori lì c'è molto affollamento. Il Pescara ha un po' rallentato le trattative. Dicevo di Busellato, insieme con Galano, sono due giocatori che in C possono fare la differenza, ma vale lo stesso discorso fatto per Brunori. Resta a Pescara solo chi ha voglia, però anche su questo caso in questo caso il presidente Sebastiani ha detto cose molto precise. Gigliola ha detto: ok, vogliono andare via, noi non teniamo nessuno legato, però ci vogliono le offerte, offerte che al momento non ci sono. A te. Brevissimamente, prima di salutarci, le ultime novità, come si stanno comportando gli abruzzesi alle Olimpiadi di Tokyo? Direi bene, Gigliola, direi bene perché questa notte, ricordando naturalmente il fuso orario, si gareggia nelle primissime ore della mattina. Questa notte intorno alle 3, Paolo Nicolai, che vedete nella foto con Daniele Lupo, l'atleta della nazionale italiana di Ortona, ha vinto con Lupo per 2-7-0, 20-21, 19-21-16 contro il Giappone, con un turno di anticipo perché Nicolai e Lupo dovranno giocare venerdì contro la Polonia. Hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale. Lupo Nicolai, ricordiamo che conquistarono in quella splendida serata di Rio la medaglia d'argento. Vogliono provare a tornare nuovamente a medaglia. Bene anche per certi versi il pallanuoto di Fulvio, sotto 6-2 con la Grecia, ha ciuffato un importante 6-6. Questo per quanto riguarda la pallanuoto. Domani tocca nuovamente all'Ital Basket di Ricci e Fontecchio affrontare l'Australia nel girone. Dopo il successo all'esordio contro la Germania, c'è molto ottimismo per poter andare avanti anche con il basket. Intanto la notizia che avete visto nella nostra foto è che Lupo Nicolai sono già agli ottavi di finale. A te, Gigliola.